Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Incontro con nel salottino culturale di Telebelluno, come piace chiamarlo a me. Oggi parliamo di viticoltura e di cicloturismo, in particolar modo andando a focalizzare l'attenzione sull'evento Vigna Ronda Bike 2022 che andrà in scena domenica 17 luglio. Un'iniziativa innovativa per la provincia di Belluno e ci viene presentata proprio dagli ideatori, dagli organizzatori di questa attività. Io saluto e ringrazio Giampaolo Cetta, che è proprio l'ideatore del Vigna Ronda Bike 2022. Buongiorno. Ben trovato, accompagnato da Fausto Toccanne, che invece è il presidente dell'associazione Valbelluna Bike. Ben trovato, Toccanne. Grazie. Grazie per essere qui con noi, quindi partiamo subito Giampaolo per raccontare quindi questa iniziativa, come nasce e abbiamo detto viticoltura, ma poi cicloturismo. Quest'idea nasce quando l'anno scorso ho partecipato alla Villa Ronda che ha organizzato Valbelluna Bike, appunto. E soprattutto Fausto Toccane, che è stato l'anima di questa, e lì mi sono detto: sarebbe una bella idea quella di utilizzare questo metodo per far conoscere i vitigni resistenti. E così lungo il percorso già cominciavo a fantasticare e abbiamo detto: questa potrebbe essere una buona formula. E così è stato, l'abbiamo proposta. Fausto non era proprio così propenso nell'aderire, in quanto era già molto stanco dalla Villa Ronda, però si è fatto coinvolgere da un progetto più ampio, da un progetto di sostenibilità. E lì ha detto: sì, ci sto, mi piace. E qual è questo progetto di sostenibilità? È quello di far conoscere un territorio attraverso ovviamente un metodo buono di fare turismo, che è quello della bicicletta, ma soprattutto far conoscere, che è il nostro interesse specifico, far conoscere i vitigni resistenti, dei vitigni che non hanno bisogno o hanno bisogno di pochissimi trattamenti e quindi permettono di produrre vino senza essere impattanti nel territorio. E questi vitigni, diciamo, aderiscono a quella che è l'associazione Pivi Veneto. Certo, nella selezione abbiamo contattato le aziende che aderiscono a questa associazione che si chiama Pivi Veneto, la quale fa riferimento a Pivi International, un'associazione che ha come scopo quello appunto di promuovere la conoscenza dei vitigni resistenti. Quindi la manifestazione rientra appieno in quelle che sono le finalità dell'associazione. Abbiamo contattato queste aziende nell'asse della provincia di Belluno, hanno aderito alla nostra idea e così stiamo cercando di dar corpo a questa iniziativa. Ecco, mentre noi parliamo, Giampaolo Cetta, vediamo anche alcune immagini proprio che ci ritraggono questi vitigni resistenti, queste caratteristiche, quindi questa caratteristica a cui ruota attorno l'evento Vigna Ronda Bike, ma scenderei un po' nel dettaglio con lei proprio per raccontarci quali sono le cantine che aderiscono a questo progetto. Sì, allora le cantine sono praticamente dislocate bene nel territorio, nell'asse della Val Belluna, che comprende Belluno e Feltre, tra Belluno e Feltre sostanzialmente. La prima, che non è ancora una cantina in realtà, però è iscritta a Pivi Veneto perché farà presto un impianto di viticoltura con viti resistenti, è l'azienda di Villa Miari a Modolo, di Francesco Miari appunto. Poi c'è l'azienda De Bacco di Feltre, che ha la sua cantina a Villa Guernieri, a Feltre, appunto a Tomo. Poi c'è l'azienda di Paolo Remini, la Croda Rossa. Altre due aziende che si trovano a Mel, il Principe di Mel di Giuliano Menel, Principe di Mel perché è stato forse uno dei principali, dei primi che hanno voluto portare avanti questa iniziativa della viticoltura con vitigni resistenti, l'azienda Col de Andol, che è un'azienda che ha sede nel Trevigiano, che però ha degli impianti nel Bellunese, e la nostra azienda, l'azienda Poggio Pagnan, che ha sede appunto a Mel, in località Poggio Pagnan. Ecco, allora coinvolgiamo Fausto Toccane per raccontarci quella che è un po' quindi nel dettaglio la proposta che abbina, abbiamo detto, l'ambito del vino con il cicloturismo. Due percorsi, giusto? Due percorsi, certo, sì, due perché abbiamo voluto dare la possibilità
al maggior numero, no, di iscritti possibili, anche con una preparazione fisica diversa. Quindi abbiamo pensato di poter aprire anche alle famiglie anche con i figli, ragazzini, quindi dai 12 anni in su. Coinvolgendoli nel percorso corto, quindi 35 km del percorso corto, con pochissimo dislivello, 300 metri circa. Per questo percorso mettiamo a disposizione anche un servizio di guide, cioè le persone, i partecipanti verranno accompagnati da nostre guide mountain bike lungo il percorso e già in questo percorso avranno a disposizione ben 4 punti di ristoro. Un percorso un po' più lungo, quindi un anello di 95 km, che non richiede comunque una preparazione sportiva, atletica, ma è una, diciamo, una distanza e soprattutto un dislivello di circa 1500 metri, che con un minimo di preparazione, magari anche oggi è molto diffusa l'e-bike, no? Quindi l'e-bike sta diventando sempre di più uno strumento di avvicinamento al ciclismo. Ecco, chi non fosse preparato non si spaventi dai 95 km, ma si iscriva magari utilizzando una delle tante strutture di noleggio delle e-bike che trovano a disposizione all'interno del nostro sito. E quindi che si iscrivano comunque. Chi si iscriverà al giro lungo avrà a disposizione ben 7 punti di ristoro. I percorsi sono entrambi ad anello, punto di partenza e punto di arrivo è il Poggio Pagnan. Alla partenza, o poco dopo la partenza, offriremo a tutti i partecipanti una sostanziosa colazione Per e dare la giusta carica, la insomma. giusta carica, la giusta carica, e all'arrivo invece gli aspetterà un sostanzioso punto di ristoro finale che viene offerto appunto dalla struttura di Giampaolo. Ecco, Giampaolo, ricordiamo infatti che comunque vengono valorizzate quelle che sono le eccellenze locali, cioè tutto parla di Made in Belluno, se vogliamo. Certo, questo è un altro dei nostri obiettivi, promuovere il vino, ma promuovere anche tutti i prodotti che stanno nella Val Belluna. Sono tantissimi e è stata proprio una scelta quella di dire che in ogni ristoro venisse fatta una ricerca sui prodotti che stanno intorno a quell'area e quindi ogni cantina ha fatto una ricerca e ha proposto un cicchetto abbinato ovviamente al vino, ma fatto esclusivamente con prodotti locali, quindi con aziende del nostro territorio. E quindi questa è un'altra bella cosa, una promozione del vino, una promozione dei prodotti, una promozione del territorio, una Ecco, quindi promozione. diciamo un evento un po' di una rilevanza sociale anche se vogliamo, cioè è sempre più un turismo che dia un'esperienza di ampio raggio. Certo, è un progetto sociale perché noi riteniamo che questa promozione possa portare una consapevolezza del fatto che abbiamo tanto e possiamo dare tanto e possiamo di conseguenza ricevere tanto, anche da un punto di vista economico. Abbiamo tante risorse, magari sfruttate poco o male, e quindi anche questo è un messaggio. Un altro messaggio che vogliamo dare è quello che possiamo lavorare in rete, che possiamo lavorare insieme, abbandonando quelle che sono piuttosto, le problematiche della nostra provincia, quello del fatto di essere individualisti, ognuno lavora per sé con paura di creare vantaggio a qualcun altro. Dobbiamo eliminare anche questo, e questo è un altro messaggio che vogliamo dare. Beh, comunque se vogliamo è anche una formula nuova, insomma una formula recente, anche quella di aprire sempre più queste vigne per poter offrire momenti di incontro, di socializzazione, la degustazione del vino, cioè comunque qualcosa di recente, no? Come proposta. Sì, è un qualcosa di recente, un qualcosa anche scontato e banale se vogliamo, però poco applicato. Quindi anche qui vogliamo far capire che le possibilità in provincia ci sono, le abbiamo. E andare un po' controcorrente, ecco, diciamo così. E qual è un pochino lo stato di salute dal suo punto di vista, comunque, CET, della viticoltura, infatti, per quanto riguarda i vigneti resistenti in provincia? Allora, in provincia diciamo che siamo stati un po' gli innovatori, no? Già 7 anni fa circa noi a Mella abbiamo organizzato un convegno per parlare di vitigni resistenti, ancora pochissimi sapevano dell'esistenza e pochissimi erano i vitigni riconosciuti in regione, tra l'altro.
con i quali si potesse produrre del vino vendibile. Adesso possiamo dire che siamo, vorrei dire, tra i primi. Insomma, qui è nata Mel, è nata Pivi Veneto, è nata con 14 sostenitori, adesso ci sono 60 soci, ma in provincia abbiamo un numero di etichette veramente ragguardevole, quindi etichette significa vino da vendere. Quali saranno i vini che verranno proposti comunque nel contesto di Vigna Ronda? Allora, ognuno propone un proprio vino. Se vogliamo scorrerli velocemente, la De Bacco propone un suo Solaris, un bianco fermo. Sempre Solaris viene proposto dalle aziende Cade Andol e Principe di Mel. La nostra azienda propone un Bronner spumantizzato e propone un Cabernet Cortis, che è un rosso, che fa circa un anno in barrique, mentre il primo è uno spumante a spumantizzazione naturale. Quindi questi sono i vini che vengono proposti. L'interessante sarà anche capire, a fronte di tre vini dello stesso vitigno, quali sono le differenze. Proponiamo tre Solaris che si potrà sentire quanto sono differenti tra loro. Ecco, e quindi, poi ogni tappa un vino e poi nell'evento finale, nella conclusione, c'è di nuovo un assaggio condiviso, un assieme. Certo. Giusto. Fausto, ricordiamo anche le modalità per iscriversi, dove si possono avere le informazioni, come fare, i tempi? Certo. Allora, le iscrizioni si concluderanno il 10 di luglio e quindi a fine di questa settimana. La possibilità viene data sia con iscrizione online, quindi all'interno del nostro sito. È stato predisposto un sito dedicato che appunto lo si trova all'indirizzo www.vignarondabike.com. Ecco, lo stiamo proprio vedendo in questo momento. Oppure viene data la possibilità anche di iscriversi in loco, grazie alla collaborazione. Prima Giampaolo parlava appunto di sinergia, di messa in rete di più realtà anche molto diverse. Qui, grazie alla collaborazione con un negozio di Belluno che è Roby Bike, viene data la possibilità di iscriversi direttamente in negozio per chi non avesse dimestichezza magari con internet. E lì, tra l'altro, abbiamo un'offerta particolare, perché chi si iscriverà da Roby Bike avrà uno sconto di 10 euro sulla quota di iscrizione. C'è un numero massimo di partecipanti? Sì, ovviamente l'evento ha un tetto massimo di iscritti, di 500 iscritti, perché vogliamo privilegiare la qualità e quindi cercare a tutti i costi di fare grandi numeri non rientra nel nostro spirito, no? Vogliamo essere innovativi anche in questo. Cioè, l'approccio che ci siamo dati come associazione Valbelluna Bike, ma anche condividendolo questo approccio con le aziende che hanno aderito a questo progetto innovativo, è quello di portare alla scoperta del territorio bellunese delle suggestioni che questo territorio, no, offre ai propri partecipanti, quindi contenendo anche il numero stesso degli iscritti a un numero che potesse essere gestibile per noi, per l'organizzazione, per restituire un servizio ottimale. E quindi il numero contenuto, tra virgolette, di partecipanti ci permette anche di poter dare il meglio di noi, sia all'interno dei punti di ristoro, sia come organizzazione collettiva. Ecco, allora, per chi si fosse collegato, sintonizzato in questo momento, Fausto, ricordiamo che questo è un evento un po' per tutti, comunque non bisogna, certo, essere degli atleti, non bisogna in modo così, insomma, frequentare il mondo del cicloturismo, cioè un evento piacevole e rilassante comunque. Ha colto comunque lei nel segno, usando l'espressione giusta, cicloturismo, quindi parliamo di un turismo, di un ciclismo soft che ha una traiettoria turistica, non competitiva, quindi non è una manifestazione competitiva, non ci sono classifiche, non ci sono premi se ci saranno dei primi arrivati, ma è una manifestazione che vuole essere aperta a tutti a 360 gradi, tant'è che appunto abbiamo predisposto due percorsi con due livelli completamente diversi, ma è una manifestazione che ha come visione quella di portare appunto persone non solo dalla provincia di Belluno, perché come si diceva la manifestazione arriva in scia a un altro evento che abbiamo organizzato gli scorsi anni, che era il Vila Ronda Bike,
ma anche da altre province, non solo del Veneto, ma addirittura da fuori il Veneto. Ecco, allora, sull'onda quindi di questa particolarità dei vitigni resistenti, ricordiamo quindi l'appuntamento per domenica 17 luglio con Vigna Ronda Bike 2022. Iscrizioni, abbiamo detto, entro il 10 di luglio, tutte le informazioni sui canali social e poi ovviamente il sito internet. Grazie ancora a Giampaolo Cet e a Fausto Tocanne per essere stati con noi. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.